Buonasera, Michela Murgia, con la quale apriamo questa decima edizione del premio Navicella Sardegna. Michela, benvenuta. Buonasera a tutti. Dalla fortezza di Castelsardo, quest'anno siamo all'interno perché purtroppo la pioggia ci ha creato qualche problema, ma non ci scoraggiamo, andiamo avanti. E noi ti ringraziamo per essere qua, anche perché ti abbiamo sottratta a tantissimi impegni che tu hai in giro per l'Italia, quindi grazie Michela. Ho tantissime cose da chiederti, ma credo che tu prima voglia dire qualcosa. Ma sono io che devo ringraziare di essere qui stasera, anche perché per me questa è una sera speciale. Io compio il primo compleanno del premio Campiello, quindi facciamo un applauso anche per questa fortunata coincidenza. Proprio lo stesso giorno, e in onore di quella ricorrenza, ho indossato lo stesso vestito di Antonio Marras, in onore anche a lui. Insomma, una sfilza di premi per Michela Murgia, che tra l'altro ha preso anche il premio De Sì, un altro prestigioso premio letterario. E partiamo proprio da Ave Meri, Michela. Un saggio teologico che però tu hai scritto per tutti, perché fosse divulgato, quindi non è un libro comunque ostico, dedicato diciamo soltanto magari ai fedeli, ma a tutti. Però raccontaci qualche retroscena, insomma. Poi ci sei tornata da Ustis, mi sì, pare, no? Ogni volta che lo sento definire saggio teologico mi viene un sussulto, perché l'ho sempre considerato una conversazione questo libro, un proseguimento di quella conversazione che era nata appunto ad Ustis. Michela, parliamo delle tue donne, delle donne che crei all'interno dei tuoi libri. Ovviamente Ave Meri, insomma, è una donna molto importante, la Madonna appunto, e tu dici, spieghi nel tuo libro come 2000 anni di cristianesimo abbiano relegato un po' la donna in due ruoli, da una parte femme fatale, dall'altra angelo del focolare. E allora tu, come dire, incidi, provochi, rifacendoti a Papa Luciano, dici non solo padre nostro che sei nei cieli, ma madre nostra. È forte, no? Un messaggio... È forte per chi non legge la Bibbia, nel senso che Papa Luciani citava Isaia,
in quel passaggio in cui se anche una madre si dimenticasse del figlio, io non mi dimenticherò mai di voi. Questo era una citazione che Papa Luciani faceva appunto di un passaggio in cui Dio parlava col popolo di Israele. Quindi Dio dice che il suo amore è superiore anche a quello di una madre. Credo che la Mary del titolo non sia Maria, non è la Madonna, ma è la donna moderna e la donna di oggi che ha dietro ancora quell'ave, però quella formazione religiosa che spesso si porta presso dei modelli che con la religione poco c'entrano e però sono stati davvero molto incisivi. Abbiamo parlato di donne, non di tutte, diciamo, ma di qualcuna delle tue donne. Parliamo adesso anche di uomini, per la par condicio, anche perché di questi tempi si rischia subito anche un ricorso al TAR, quindi bisogna stare attenti con le pari opportunità. E allora volevo da te tre nomi di uomini che fossero intellettualmente sexy quanto o più di Gramsci. Mi prendi in contropiede. Direi sicuramente, mi viene in mente Gad Lerner. Vogliamo spiegare quello che è successo alla mostra di Torino? Insomma, questa è una frase che ha portato scompiglio alla mostra del libro di Torino. Scompiglio, ma perché sono dei bigotti dal punto di vista intellettuale. Durante una conferenza in cui si presentava un libro sulle lettere dal carcere di Gramsci, di cui io ho avuto il grandissimo onore di fare l'introduzione, e per l'Einaudi mi permisi di dire che Gramsci era intellettualmente sexy non so, la platea rise, ma io non ci trovavo niente di divertente, è davvero così. Per quanto mi riguarda, ho sempre pensato che forse perché la mia zona erogena è il cervello e quindi sono molto più attratta dagli uomini che sanno pensare che dagli uomini che hanno performance di altra natura. Tu, Michela, sei legatissima alla Sardegna, ovviamente, insomma, vivi forse più qui che fuori, quando puoi torni, insomma, nonostante i tuoi tanti impegni. Hai scritto anche una guida ai luoghi, diciamo, insoliti della Sardegna. Tu ti senti più particolarmente italiana o particolarmente sarda? Anche questa è una citazione. Sono indipendentista, quindi questa domanda è assolutamente provocatoria. So perfettamente chi sono e chi mi legge sa chi sono, quindi penso non mi stuzzicherai su questo punto. Invece ti stuzzico ancora, perché Michela Murgia, come voi sapete, è una scrittrice, un intellettuale che partecipa attivamente ai dibattiti politici italiani, sardi, battaglie civili, impegnata politicamente, appunto non ha mai nascosto, anche stasera l'ha dichiarato, insomma, le sue posizioni politiche. È una scelta precisa, che idea ha? È una scelta precisa del ruolo che un intellettuale deve ricoprire nella nostra società? È una scelta gramsciana, cioè se il riferimento è quello, se l'intellettualmente sexy è Gramsci, non, quello è un solco aperto che altri hanno seguito dopo di lui, penso a Pigliaru, penso a molti che sono tuttora viventi. La Sardegna ha la fortuna di aver avuto una schiatta di intellettuali politicamente attivi che sono stati i nostri poeti, che hanno sempre interpretato le esigenze del, non hanno mai prodotto poesie per la distrazione, poesie per il divertimento, ma sempre poesie per l'aumento del livello di coscienza della comunità in nome della quale parlavano. Credo che siano quelli i modelli di riferimento che un intellettuale dovrebbe avere, fermo restando che chi sceglie invece il silenzio oppure l'arte consolatoria spesso lo fa per motivi che sono altrettanto nobili, quindi non c'è una definizione di migliorismo in quello che sto dicendo. Sei stata molto diplomatica, devo dire. Lo dici come se fossi sorpresa e come se io abitualmente non fossi più che diplomatica. Adesso invece ascoltiamo, Michela, ti vorrei chiedere tante cose, ma dobbiamo andare a proseguire. Vogliamo chiedere al nostro Marco Spiga di ascoltare le motivazioni della giuria, motivo per cui la giuria ha scelto di premiarti. Sentiamo. Allora, ha iniziato come precaria raccontando nel libro Il mondo deve sapere la sua esperienza di lavoratrice in un call center. Poteva sembrare un episodio di letteratura precaria, e invece quella prima opera, da cui è stato anche tratto un film di successo, l'ha rivelata scrittrice di qualità. E così ha continuato, affrontando con uguale capacità espressiva linguaggi diversi, come quello della guida turistica alternativa Viaggio in Sardegna, quello del romanzo A Cappadora e infine quello del saggio politico-sociologico Ave Mary. Cattolica praticante, catechista dell'Azione Cattolica, nel suo ultimo libro affronta il rapporto tra la dottrina della Chiesa e il ruolo della donna intesa come moglie, madre e serva di Dio.
come colei la cui vita trova il suo senso solo nel servizio dell'altro, un intreccio di sapienza e di ironia, di sacre scritture e di vita che, come ha scritto Natalia Aspesi, non dà tregua a tutti gli errori che credenti chic e atei devoti hanno scritto e diffuso sulla figura della donna. Cavallo di razza della scuderia Einaudi, ha raggiunto fama e popolarità anche al di fuori dei confini nazionali e si è meritata numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Mondello e il prestigioso Campiello. Per andare a ritirarli è costretta a fare la spola con la Sardegna, dove ha scelto di vivere e dalla quale non si separerebbe mai. Premio Navicella Sardegna 2011, Michela Murgia. Grazie. Michela, chiamiamo la persona che ti dovrà premiare, un membro della giuria, Aldo Brigaglia. Cavallo di razza non me l'aveva mai detto nessuno, grazie. Ecco il premio Navicella Sardegna. Volevamo scrivere puledra, ma poi abbiamo pensato che fosse meglio cavallo. Vieni Pamela, ecco Aldo Brigaglia, consegna la navicella in argento a Michela Murgia. Lascio il microfono. Grazie Michela, facciamo un applauso. Grazie, grazie ancora Michela, grazie, grazie ad Aldo Brigaglia. Noi abbiamo detto all'inizio che il premio Navicella Sardegna è giunto alla 10ª edizione, quindi quest'anno facciamo 10 anni. Lo diciamo con un certo orgoglio, perché per 2 lustri molti sardi di nascita ed adozione ci hanno onorato con la loro presenza, come ha fatto adesso Michela Murgia, e ci hanno regalato le loro storie, anche il loro talento. Sono sardi che ancora una volta con orgoglio hanno portato il nome della nostra Sardegna nel mondo. Grazie al lavoro della giuria, ogni anno le navicelle in argento realizzate dalle sapienti mani dell'Orafo Cagliaritano, Bruno Busonera, vanno a scienziati, giornalisti, scrittori e artisti. Il premio Navicella è stato consegnato in questi anni, per chi non lo sapesse, a Francesco Cossiga, a Paolo Fresu, a Giovanni Floris, Caterina Murino, Maria Giacobbe, Flavio Manzoni, Bianca Berlinguer, Beppi Cucciari e molti, molti altri. Quest'anno che abbiamo compiuto 10 anni vorrei anche, sperando di non annoiarvi, nominare i membri della giuria, che sono Olimpia Matacena, Franco Cucureddu, Lorenzo Muggiano, Aldo Brigaglia, Filippo Soggiu, Sandro Angioni, Beppi Anziani e Mondino Iba. Chiedere anche un applauso per loro, per il loro lavoro. Lavoro che naturalmente è stato possibile grazie ai patrocini delle istituzioni, che sono il Comune di Castelsardo, quindi che ringraziamo, l'Assessorato regionale al turismo, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, e naturalmente ci sono anche i nostri sponsor che però ringrazieremo più avanti. Il prossimo premiato invece è uno scienziato cagliaritano, un vero scienziato con la S maiuscola. Laurea a Cagliari, a Sassari la specializzazione in neuropsichiatria infantile. Lascia l'isola per la Gran Bretagna, dove tuttora vive. Per lui una carriera costellata da pubblicazioni internazionali e da riconoscimenti davvero prestigiosissimi. Attualmente dirige un centro di eccellenza per le distrofie muscolari congenite, unico centro di riferimento in Gran Bretagna per questo tipo di patologie. Allora invitiamo sul palco Francesco Montoni. Buonasera professore. Buonasera a lei e buonasera a tutti e grazie. È sempre un onore, un piacere averla qua. E abbiamo detto scienziato, l'abbiamo definita scienziato, ma lei è anche un medico e lei è anche un ricercatore ed è anche un pediatra. A quale di questi tre si sente di più? Ma persone come me non si sentono attratte a una sola di queste tre definizioni, ma sono la sintesi delle tre. Perché il nostro lavoro è quello di non solo offrire l'eccellenza nel campo della parte diagnostica e della parte della terapia di questi pazienti, ma anche cercare di capire quali sono i motivi che portano questi ragazzini ad avere queste malattie genetiche e cercare quindi di imparare da queste malattie genetiche
il motivo per cui il muscolo degenera è usare le nostre conoscenze genetiche per cercare di trovare anche terapie più specifiche in modo da poter alleviare le difficoltà di questi ragazzi. Vivere all'estero e lavorare all'estero, che cosa soprattutto le ha insegnato come scienziato, appunto come professionista? Mi ha insegnato diverse cose. Probabilmente una delle cose che è accattivante del lavoro all'estero è realizzare che l'etica del lavoro e la qualità sicuramente paga. Io sono sempre stato un grande lavoratore, quindi lavorare in un posto dove esiste una etica e premiare delle persone che lavorano forti è una meritocrazia, la ringrazio. E sicuramente questo connubio è importante, e quello che uno impara con gli anni è che l'usare questa forza che viene dalla meritocrazia da una parte, dal fatto che uno sa che questo viene apprezzato, quindi uno può ottenere veramente molto. Allora, professore, se adesso lei è d'accordo, ascoltiamo le motivazioni della giuria. Laureato in medicina all'Università di Cagliari nel 1984, vanta l'invidiabile record di circa 500 pubblicazioni scientifiche. Professore di neurologia pediatrica all'Istituto di Medicina Infantile di Londra, dal 1996 dirige la più importante unità neuromuscolare pediatrica del Regno Unito. È stato lui, lavorando sugli aspetti clinici, patologici e genetici legati alle distrofie e miopatie muscolari congenite, a scoprire e documentare per primo i nessi profondi tra queste due forme di malattia. La sua attività di ricerca ha consentito l'individuazione di oltre 20 nuovi geni associati sia all'apparato muscolare che a quello cerebrale. Coltiva rapporti costanti con la Sardegna, non solo quelli professionali, con il gruppo di neuropsichiatria infantile di Cagliari, ma soprattutto con i vecchi amici e con il loro rapporto umano. E come tutti i veri sardi, gli mancano dell'isola i grandi spazi incontaminati e il mare dove aprire al vento le vele della sua amata barca. Premio Navicella 2011, Francesco Montoni. Grazie. Premia il professor Montoni, il rettore dell'Università di Cagliari, di Sassari, Attilio Mastino. Buonasera, benvenuto rettore. Ecco la navicella in argento consegnata dal rettore dell'Università di Sassari al professor Francesco Montoni. Grazie. Rettore, ecco, sì, non se ne vada perché l'argomento che abbiamo affrontato è molto attuale, c'è un dibattito in Italia. La Sardegna, ad esempio, cosa sta facendo per la ricerca? Beh, io volevo intanto esprimere l'ammirazione per l'attività del professor Montoni. Veramente sono impressionato da un curriculum che naturalmente interessa a tutti quanti, perché anche la vita quotidiana, la felicità di tante persone poi dipende dalla ricerca scientifica, in particolare dalla ricerca biomedica. Noi come Università di Sassari abbiamo firmato l'anno scorso l'adesione alla dichiarazione di Bologna, che è scritta in latino e che dice che ci sono due pilastri per l'università. Un pilastro è la didattica, la docendi ratio, e l'altro pilastro è la ricerca, la scienzie per vestigatio, espressa con un linguaggio ciceroniano. Io credo che veramente le università si trovano di fronte a un appuntamento nuovo, che è quello della valutazione dei singoli gruppi di ricerca, della premialità nei confronti di coloro che veramente trovano qualcosa di nuovo, sia in ambito medico, biomedico, sia in ambito di ricerca di base, anche a livello umanistico, ma in particolare a livello scientifico. La Sardegna si affaccia al mondo anche attraverso la ricerca scientifica. L'altro giorno discutevamo del web, credo che attraverso internet abbiamo abbattuto in qualche modo le frontiere e che oggi la Sardegna possa veramente aspirare a essere l'isola della ricerca.
Benissimo. Allora, ringraziamo ancora una volta il professor Montoni. Grazie, professore. Ringraziamo il rettore. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso le intelligenze sarde con un missionario saveriano, nato a Twili. In Chad è diventato un esperto di cultura africana. Dei Masa, popolo di allevatori, sa tutto, grazie ad un lavoro certosino di raccolta delle tradizioni orali della savana e dei miti di questa tribù. Nella lingua dei Masa, pensate, ha addirittura curato una edizione del Vangelo. Un applauso per padre Tonino Melis. Buonasera, padre Tonino. È un piacere averla qui, arriva da lontano. Quanti anni come missionario in Africa? Ormai sono 26. Ha creato un'associazione di volontariato che ha un nome, insomma, che la dice lunga, Africa Degna, da Africa e Sardegna. Di cosa si occupa? Beh, non è che l'ho fondata io, sono degli amici che tra l'altro sono presenti qui stasera, sono venuti a trovarmi e poi da questo incontro tra la Sardegna e l'Africa è nata Africa Degna, che ha un doppio senso, naturalmente Africa e Sardegna, ma anche dare una dignità all'Africa, è in questo senso che lavoriamo insieme, collaboriamo. E padre Tonino, il suo motto in tutta la sua attività è la persona al centro, no? Al centro di tutto. Questo è un messaggio probabilmente che con qualche difficoltà riesce a far passare, no? nel mondo di oggi, nella società di oggi. È certamente una grande differenza tra la società attuale europea del nord del pianeta e le società tradizionali africane, è che nelle società tradizionali africane quello che è al centro è l'uomo. Padre Tonino, sentiamo adesso per lei le motivazioni della giuria. Nato a Twili, padre saveriano, da anni svolge attività missionaria presso le popolazioni subsahariane del Chad e del Camerun. Esperto di culture e di lingue africane, è arrivato a tradurre il Vangelo nella lingua dei Masa, popolo di allevatori e agricoltori presso le cui tribù svolge la propria attività di volontariato. La sua missione mira a favorire la crescita umana e sociale di queste popolazioni. In collaborazione con l'Università di Sassari, alcuni giovani Masa vengono periodicamente ospitati in Sardegna, dove ricevono un'istruzione da trasferire in patria per il miglioramento delle tecniche agrarie e la redazione di piani di sviluppo. Vive nella savana, a contatto diretto con l'estrema miseria delle popolazioni locali. Per razionalizzare il piano di aiuti ha fondato un'associazione alla quale la fusione di Africa e di Sardegna ha fruttato l'appellativo di Africa Degna. Con lo slogan «La persona al centro di tutto» si batte contro la povertà, sta dalla parte dei deboli e offre risposte concrete, casa, scuola, assistenza medica, alle necessità dei bambini per assicurare loro un futuro di speranza. Premio Navicella Sardegna 2011, padre Tonino Melis. Grazie. Chiamiamo sul palco Tonino Mulas, presidente della FASI, che è la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Che ringrazio per avermi proposto per questo premio. Buonasera. Salutiamo anche Tonino Mulas, premio Navicella Sardegna 2011 a padre Tonino Melis. Un grande, grande piacere. Grazie. Vuole, ecco, prende il microfono però. Prende il microfono. Grazie alla giuria che ha accolto questa proposta e soprattutto grazie a padre Tonino Melis. Prima cosa che mi ha detto quando l'ho visto, gli ho detto come va laggiù, dice per fortuna è piovuto un po' e forse nella mia regione, nella mia zona, quest'anno evitiamo la fame. Ma quello che mi ha colpito e per il quale l'abbiamo proposto quando abbiamo presentato un libro che si intitola L'uomo che cerca parole, è questa straordinaria volontà di dare a un popolo e alla lingua di un popolo la sua scrittura, un popolo che non conosceva una scrittura, in quella lingua non esisteva una scrittura, quindi ha fatto il vocabolario. E un po' quando abbiamo conosciuto la sua storia abbiamo pensato anche a noi, abbiamo pensato al sardo, alla nostra lingua, che rischia di perdersi, e abbiamo detto è una cosa bellissima che un sardo sia andato in Africa
a dare una scrittura e una lingua al popolo africano, a una tribù del popolo africano. E quindi grazie a te, grazie per quello a che hai fatto. Grazie a Tonino Mulas e a padre Tonino Melis. Letto nel sardo si assomigliano tantissimo, non c'è molta Roberto differenza. Roberto Meloni, ragazzi, ma quanta strada hai fatto tu? Sei partito dalla Sardegna, Ardara, se non sbaglio. Sì, da Ardara in provincia. Nato ad Ozieri, nella Repubblica Baltica, ha trovato la notorietà come cantante e showman, innamorato della sua Sardegna, non ha mai perso l'occasione per farla conoscere nell'Est Europa. Roberto Meloni. Buonasera, buonasera a te. Buonasera, tutto bene? Sono emozionatissimo. Cioè, non perché mi sono rivisto vestito da pirata, però dopo Michela Murgia, signor Montoni, dottor Montoni, Roberto Meloni, fa rima però. Non fare il modesto. Allora Roberto, raccontiamo velocissimamente due cose. Ma molto velocissimamente, sì. Non dimmi. Ti allontanare, no, vieni, non si succede niente. Guarda che poi se mi avvicino, va bene. Allora tu sei andato in Lettonia, spieghiamolo, perché avevi vinto una borsa di studio Socrates e quindi dovevi fare un periodo all'estero di formazione. Tu volevi andare in realtà a Lisbona e poi in Brasile, quindi in un posto caldo. Samante Sigose, insomma. Come hai fatto a finire nella Repubblica Baltica? Praticamente avevo fatto domanda per andare, io volevo imparare e migliorare il portoghese perché mi piaceva un sacco, a me piacciono tanto le lingue, io sono... Lui parla mille lingue strane, stranissime. E vabbè, due o tre insomma. Russo un pochino, sì. E avevo fatto domanda per il Portogallo. Invece mi risposero dal Socrates e mi dissero: Roberto Melò, c'è Lituania, Lettonia o Estonia, scegli. Vabbè, apriamo l'Atlante e vediamo dove sono prima di tutto, no? E quindi che ho detto, Egidia, nel mezzo c'è sempre il meglio, secondo me, no? Poi non so se siete d'accordo anche voi. E quindi ho scelto di andare a Riga, perché comunque Riga è una bella città, c'è il mare, che chiamarlo mare, scusatemi lettoni che siete in ascolto, però uno che viene dalla Sardegna quando vede un mare marrone, insomma, ci resta un po' male, diciamo così. Bagni pochi, spiaggia tanta. Allora, tu eri un insegnante, sei andato lì, hai fatto sì. Un insegnante, tra l'altro hai passato anche, volevi fare un master per diventare traduttore, volevo, interprete dell'Unione Europea, e hai anche vinto, no? Hai fatto questo test da missione, l'hai sì, passato? Sì, ho fatto il primo semestre, poi una mia amica che mi ha sentito... Cosa è successo? Una mia amica dello spettacolo. Che mi ha sentito cantare. Una mia amica che mi ha sentito cantare mi ha detto, tu devi andare a fare un talent. Sicché io ho chiamato a casa e ho detto, ma io lascio il master e vado a fare un talent show. Era contenta? E no. Sono stato due mesi senza tornare a casa. Michela sembra a pulire. E invece è andato bene, perché praticamente io sono stato l'unico straniero che in 5 edizioni di Talent vi ha partecipato. E sono arrivato fino in finale, cantavo poi in lettone. E questo a loro piaceva, perché il lettone già è una lingua difficilissima che mi verrebbe da dire... qualcosa dopo. Sì, a Giummai parlano i lettoni, però quando la sentivano parlare da un italiano, che poi c'aveva pure uno spiccato accento sardo, per chi lo sapeva, loro erano innamorati perché questa lingua ondulava. Grande successo. Insomma, ridevano, si divertivano, votavano e sono arrivato fino in finale. Poi da lì è partito il grande successo. Ok. E tra l'altro tu sei arrivato a Castelsardo, ti sei innamorato di Castelsardo e hai deciso nei prossimi giorni di girare di Pamela. Un video. Ti sei innamorato di Pamela. Lo potevo dire. Guarda che Pamela è fidanzata, vorrei dire. E vabbè, per un video. Tre minuti comunque, dura. Potresti coinvolgere nel tuo video? Ne ho un altro di video, Gigi Angela, cosa fai? Io faccio un altro mestiere. In costume da bagno. Roberto. Scusate. Parliamo di Castelsardo che... Questo video, cosa hai già qualche idea? Insomma, tra l'altro arriva una troupe, non so, 20 persone porti qua. Sì, un po' vediamo insomma, perché 20 persone sono più o meno mezza Lettonia.
Praticamente sì, verrà qua una troupe, abbiamo già un'idea. Io a Castelsardo, quando penso a Castelsardo, mi immagino sempre che sono seduto in macchina e faccio quel curvone. Io arrivo dalla zona di Sassari, no? E faccio quel curvone là. Improvvisamente giri, a te ti è mai capitato che giri e ti manca il respiro? Sì, perché è bellissima, è la città del curvone, nel senso che la città del curvone, tu giri e ti si apre questo mondo meraviglioso, è una cittadina da fiaba. Grazie. Grazie a te. Ci fa piacere. Allora Roberto, ci fai ascoltare qualcosa? Sì, io allora ti lascio, sì, ti lascio la scena. Dirò velocemente, questo pezzo è quello che io poi, per cui farò il video qua a Castelsardo, sarà in inglese, è un pezzettino in italiano, però oggi ve lo presento in lettone, così se vi stava, cioè se ci stavamo divertendo. Maestro, si chiama Sears Books to Tango. Stick sie schimmern, tun etwas marsches Kust, sir dies kapien as kan, tu wohnst kapien stick salz, ey bin wo pago as sinis, a melodia, kam dei wot lied, menes bei so man, kreis lak liek rastus. Scheideia ruoca steht, glaubst du, wie glaubst das Klaut, du musst so suoi Lust, wie glicka ubis trau, ja skrien, sirt buchst du Tango, mons ni viem viem. Amore mio, vien carci vardi, schei pus nach ti, vien carci suoi un sirt buchst ti, melodia bien mus. Amore mio, vien darci tanto per chi pasci, sa tie che suoni un sirs buxti, un melodia fischi mus. Scatienes bien un nu, tu esi pai sum sis, vina piel vins caus, manas asinis, amore mio scan, sueños de piegle cuba sien, si fux tu tango, monti vin vien. Amore mio, vien carci fati, sei fus na ti, vien carci suoli un sirt fux ti, scan melodia vien mo. Tango bet i bashi, sa vieca suoi un sirt buxti, un melodia vispus. Amore mio, vien carci vardi, scei bus nacti, vien carci suoi un sirt buxti, scan melodia. Tango scanti, cai te uman. Amore mio, vien carci vardi, scei Vincarci suoni un circo fi, scarmelo di avien mums. Amore mio, vincarci tanto bene e basci, sa vieca suoni un circo fi, melodia vi più. Come direbbero in Lettonia, paldies, grazie. Complimenti, hai davvero una bellissima voce. Com'era il testo? Il testo ho capito tutto, l'ultima parola non ho capito. Parole profonde, no, insomma, alla Gigi D'Alessio, bene. Sentiamo adesso le motivazioni della giuria, dal nostro Marco Spiga.
Nel libro Come inventarsi italiani nel mondo c'è anche lui, e ha ragione. Nato a Ozieri 34 anni fa, ma di origini ardaresi, dopo la laurea in lingue si è recato con una borsa di studio in Lettonia e là, dopo aver partecipato a un reality, si è scoperto cantante, showman, conduttore televisivo, diventando in poco tempo uno dei personaggi più popolari e conosciuti. In televisione ha condotto programmi dai format noti anche al pubblico italiano, un simil Ballando con le stelle, poi una specie di Marzullo in versione lettone logudorese, chiamato Chiacchierate notturne, quindi i sogni si realizzano, equivalente baltico di Caramba che sorpresa. Si è fatto valere anche come cantante, vincendo per ben due volte l'Eurofestival con i colori della Lettonia. Il suo gruppo, I Pirati del Mare, è stato premiato dalla BBC per i migliori costumi di scena dell'evento. Ha due meriti, ha fatto conoscere ai sardi la Lettonia e ha fatto conoscere la Sardegna ai lettoni. Inventarsi sardi nel mondo gli riesce davvero naturale. Premio Navicella Sardegna 2011, Roberto Meloni. Roberto, sì? Questo premio logicamente lo dedico alle persone che mi hanno permesso poi di inventarmi sardo nel mondo, cioè la mia famiglia che è qua con me. Facciamo un applauso e chiamiamo per la premiazione, ovviamente è d'obbligo, il sindaco di Castelsardo, Matteo Santoni. Buonasera sindaco, benvenuto. Dopo la cartolina di Castelsardo d'obbligo, sì. che hai illustrato, veramente non potevo che premerti io, perché veramente un ringraziamento da parte di Castelsardo, di castellanesi, e i miei complimenti e i migliori auguri per essere ambasciatore della Sardegna nel mondo ed ora anche di Castelsardo, quindi grazie. Grazie a lei. Grazie. Il sindaco consegna la navicella in argento a Roberto Meloni, un altro premiato di questa 10ª edizione. Grazie, grazie Roberto, complimenti. Ringraziamo anche il sindaco di Castelsardo. Prima di presentare il prossimo premiato dobbiamo anche ringraziare i nostri sponsor che ogni anno ci consentono ovviamente di fare questo premio, il premio Navicella Sardegna. Quindi ringraziamo Bruno Busonera, Ashona Agua, E.ON e Cosmorama. Grazie. Come molti di voi sapranno, una delle condizioni per ricevere il premio Navicella Sardegna è la presenza sul palco di Castelsardo durante la premiazione. In questi anni sono state fatte davvero poche eccezioni a questa norma che è stata stabilita proprio dal regolamento interno. Facciamo un'eccezione stasera e la facciamo per una grandissima artista, della quale adesso sentiremo un contributo registrato nei giorni scorsi dalla giornalista Daniela Usai nella sua casa di Ulassai. Lei ha 93 anni, ecco perché non è qui con noi stasera. È una pittrice che ha condiviso talento e passioni con davvero grandi personaggi della cultura italiana, come il grande scrittore italo-sardo, mi piace chiamarlo così, Giuseppe Dessì, che era dirimpettaio, era suo dirimpettaio a Roma. A questa donna che ha la vedrete, un viso d'angelo, minuta, aveva e ha nel pennello la forza di un gigante. La ascoltiamo, Maria Lai. Io non ho mai capito che cosa è l'arte. L'arte è comunque un mistero, perché segna la presenza dell'uomo nella natura. Nasciamo cuccioli, nasciamo come animali e solo la cultura ci realizza come esseri umani. Per lei un artista deve essere una persona colta, sì, che conosca la cultura, sì. Perché? Sì,
perché è lo specchio della storia che cammina. L'arte? Sì. Può risolvere i problemi della vita quotidiana? Sì. Come? Può aiutare a realizzare una... un clima che rende più felici, come i bambini che giocano. Maria, questa giuria che ti vuole premiare con una navicella... Vedrai che ci ripensano. Tu dici. Invece la giuria non ci ha ripensato. Maria Lai ci guarda da casa e stasera ritira il premio una sua nipote, Maria Sofia Pisu. Buonasera. Buonasera Maria Sofia, grazie. Grazie a voi, grazie. Sono commossa. E vi ringrazio, anche Maria è commossa. Naturalmente lei è veramente incredula. Incredula che la sua arte, il suo giocare possa addirittura riscuotere dei premi. Perché lei è sempre stata una donna felice. È felice del suo lavoro, felice di poterlo comunicare agli altri. So che lei ha un messaggio per noi. Maria dice: ringrazio la giuria e quanti hanno voluto designarmi per questo premio. Lo accetto con molto piacere anche a nome di quanti si occupano di arte nella nostra isola. Ho cercato in questa parte della mia vita di dedicarmi con convinzione al problema dell'educazione alla lettura dell'arte nelle scuole, nei musei, nei luoghi di cultura. Mi auguro che altri adottino questo impegno difficile ma fondamentale per la crescita morale e civile degli uomini. Maria. Grazie. L'altro. Lei ha una voce che assomiglia tanto a quella di sua zia, quindi è un po' come averla qua. Sì, questo è vero, me lo dicono. E abbiamo detto prima nella presentazione che Maria Lai appunto è stata vicina a tanti personaggi di spessore della cultura italiana in passato, ma Maria continua oggi la sua attività di artista. C'è anche un'importante mostra in questo momento in Germania. Sì, Maria continua la sua attività d'artista. C'è una mostra a Berlino, una mostra adesso a Colonia, è stata prima a Berlino, a Colonia, poi passa a Basilea. Ma ci sono state anche altre mostre precedenti, però il suo impegno adesso è su due fronti. Naturalmente lei è molto fragile, quindi non può dedicarsi a troppe cose. Però io penso che stia nascendo a Nuoro un'opera importante. Quella per Grazia Deledda? Per Grazia Deledda è un'operazione sul territorio che nascerà vicino alla Chiesa della Solitudine e che Maria quasi considera il suo testamento artistico. Io dico quasi considera perché vedendo il bozzetto mi rendo conto che lei in questo progetto... immette quasi tutti i simboli della sua arte, quasi tutti gli elementi, dalla scrittura semantica, cioè dalla scrittura che ciascuno legge dentro di sé, alle immagini della tradizione di Grazia Deledda e quindi anche di Maria, cioè le immagini dei pastori, dei telai, delle capre, delle donne. Produzione artistica a parte, Maria Sofia. Lo accennava anche Maria nel messaggio, no? che ci ha mandato. E gli ultimi anni di Maria sono stati proprio dedicati intensamente all'insegnamento, alla teorizzazione di come fare arte, anche di come insegnare anche la storia dell'arte. Lei ha coinvolto tanti giovani anche nella sua... Sì, la sua maniera di insegnare arte è particolarissima, perché lei ti porta in un museo, ti fa passare velocemente 10 sale, ti porta davanti un'opera e ti lascia lì per mezz'ora a guardarla. Poi torni a casa e ti dice: che cosa ti è sembrato? Che cosa hai letto? E lì comincia la discussione. E così ci ha insegnato a vedere e a leggere i ritmi, a leggere la storia,
a leggere quello che sarebbe avvenuto dopo, cioè quello che gli artisti hanno visto al di là dei loro tempi. Maria Sofia, sentiamo adesso le motivazioni della giuria. Sì. Perché la giuria ha scelto di premiare Maria Lai. Ogliastrina Doc, ma come tutti i grandi artisti cittadina del mondo, ha ricevuto i primi insegnamenti da Salvatore Candoso, di cui ricorda l'importanza data alle parole, ma anche al silenzio. All'Accademia di Belle Arti di Roma è stata allieva di Viani e di Mazzacurati. In quella di Venezia, la scuola di Arturo Martini ha imparato a trasferire nella scultura, nello spazio che si proietta all'infinito, quella primordiale idea di silenzi fatti di parole. A Roma, in piena guerra mondiale, fa la sua prima mostra di disegni, conosce l'arte povera e l'informale, ma scopre soprattutto, anche attraverso il sodalizio con Giuseppe Dessì, il senso del mito e il valore delle tradizioni, che traduce in opera artistica, reinterpretando il lavoro del pane, del telaio e degli altri oggetti del passato arcaico dell'isola, approdata da ultimo al suggestivo tema dei filati e dei libri cuciti, e anche espressi in grandi opere all'aperto, con le quali ha impreziosito il territorio del paese natale e dato lustro alla Sardegna in tutto il mondo. Premio Navicella Sardegna 2011, Maria Lai. Maria Sofia, il premio viene consegnato dall'assessore regionale alla cultura Sergio Melia, che invitiamo sul palco. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Ecco la navicella. Aggiri, aggiri, così anche il pubblico la vede. Premio Navicella Sardegna Maria Lai. Grazie, a nome di Maria a tutti. Grazie. Assessore, forse lei voleva aggiungere qualcosa a questa grande artista? Innanzitutto sono lusingato di essere qui e in mezzo a tante eccellenze. Avvicini il microfono. In mezzo a tante eccellenze della cultura e dell'arte sarda. Qua siamo in Castelsardo, quindi ringrazio il sindaco per tutti e siamo in una città regia. Le città regie insieme al sistema dei beni culturali sono i punti di forza insieme alle eccellenze della cultura per la nostra isola, punti di forza nei quali e con i quali in momenti di difficoltà economica e sociale bisogna aggrapparsi, occorrono i simboli in momenti in cui c'è sofferenza, occorre coraggio. Noi dobbiamo avere il coraggio di valorizzare tutto ciò che in primis Maria Lai, ma senza voler... Oggi premiamo Maria Lai, io sono qua per premiare Maria Lai, crediamo di poter dar molto al resto d'Europa e il resto d'Europa deve dar molto a noi, però dobbiamo avere coraggio, dobbiamo essere noi a veramente essere i protagonisti e gli interpreti di un momento così difficile. Quindi benvenga Maria Lai, auguri a Michela Murgia e agli altri premiati, a Roberto, perché la regione ha bisogno di eccellenze di questo livello e siamo felici di poter essere qui con loro. Grazie. Grazie all'assessore Melia. Ringraziamo la signora Maria Sofia Pisu che ha ritirato il premio per Maria Lai. Un'altra donna sul palco di Castelsardo, volto notissimo del giornalismo televisivo Rai. Il pubblico la ama e la apprezza per la competenza e il piglio da inviata, ma anche per la grazia e l'eleganza della sua conduzione. Un anno fa, dopo una disavventura professionale, si è aggiunto un altro aggettivo positivo alla lunga lista di quelli che la descrivono: coraggiosa. Maria Luisa Busi. Ciao Maria Luisa, benvenuta. Buonasera. Noi ci diamo del tu perché siamo colleghe. Certo. Davvero un grande piacere averti qui, oltre perché mio. Sei una grande professionista e anche perché insomma sei diventata anche un po' per la categoria anche un punto di riferimento molto forte e molto importante. Tutti sanno insomma quello che è successo, le tue vedute differenti diciamo rispetto al tuo direttore, al direttore del TG1. Vedute che ti sono costate insomma le dimissioni come
conduttrice delle edizioni di punta del TG1. Una scelta che tu hai fatto, è stata una scelta difficile. Lo credo bene. Intendo dire che serate come questa mi confermano ad esempio di quanto ho fatto bene, perché ho sentito delle cose bellissime questa sera. C'è un pezzo di Italia Vera che lavora in Inghilterra e ha il coraggio, con qualità di scienziato straordinaria, ha il coraggio senza ipocrisia di dire no, qua non posso tornare perché il livello, la specialistica del mio lavoro è tale che qua non interessa. E quando si sentono cose così, o la testimonianza che dà costantemente anche con il suo impegno così politico, sociale, civile, Michela Murgia, e questo giovane che lavora, che è andato a inventarsi una vita all'estero, però insomma è uno che ha studiato, comunque uno che parla un sacco di lingue, cioè, ho conversato prima, insomma, il sacerdote che parlava poco fa, c'è un'Italia diversa, al di là del fatto che si tratta di sardi, oltretutto c'è una Sardegna che non conosce nessuno, ed è questa la Sardegna vera. Noi ci proviamo ogni anno, da 10 anni, insomma, la giuria lavora proprio per questo. Maria Luisa, un anno fa il clima era irrespirabile in redazione, così tu lo definisci nel tuo libro, perché come sapete Maria Luisa ha raccontato la sua esperienza in un libro, e adesso come va? Il clima è più respirabile o è peggiorato, se è possibile? Ma al di là della vicenda personale, cioè quello che ho fatto io, tu l'hai definito un atto coraggioso, e coraggioso no, è un atto doveroso, insomma, semplicemente. È preoccupante che venga definito coraggioso un gesto che vuole semplicemente dare senso all'impegno che uno deve avere in questo genere di mestiere, che è l'unico che coniuga creatività, sì certo, ma soprattutto che dovrebbe puntare all'impegno civile. L'aria era irrespirabile, l'aria a mio avviso è molto pesante nel paese, è abbastanza irrespirabile, quindi non può che essere tale nel luogo che è deputato a rappresentare il paese. Tu hai avuto tanti tanti premi in questi anni, quello che ti diamo stasera non è certamente l'unico. Premio San Vincent, poi il premio Ilaria Alpi. È molto gradito però. Perché, certo, perché soprattutto per il tuo impegno nelle politiche sociali, per il tuo impegno ad esempio, ricordo un bellissimo reportage, prostituzione, lavoro nero, quindi tematiche insomma... anche difficili, che non tutti i giornalisti amano affrontare. Questa per te è più una vocazione forse che un lavoro? No. Forse dovrebbe essere un po' per tutti. Io penso che non mi sento di dare delle lezioni, di dire che chi si occupa di politica, chi si occupa di esteri fa un lavoro meno eticamente valido del mio, non mi sento assolutamente. Io penso semplicemente che ognuno debba fare bene quello che fa e crederci e amare il lavoro che fa, qualunque tipo di lavoro faccia. Diciamo sì che nelle storie degli ultimi io vedo prima di tutto un grandissimo arricchimento personale, e poi dalla storia degli ultimi si capisce moltissimo, c'è una riscoperta anche recente comunque del giornalismo cosiddetto sociale, si capisce moltissimo di economia, si capisce moltissimo di politica, si capisce dove sta andando veramente un paese. Comunque un mio mito insomma del giornalismo italiano, che Tiziano è stato, il grandissimo Tiziano Terzani, diceva: considero il mio mestiere come una missione religiosa. Io ci credo sinceramente. Parliamo invece del tuo legame con la Sardegna, Maria Luisa, è un legame molto forte. Sì, è un legame. È un legame molto forte, e un legame direi passionale, quasi il legame che si può avere
d'amore, come insomma. Posso dire, sì, con una madre, cioè un legame, per quanto io non sia nata qui, però insomma ci ho vissuto, la mia famiglia ha deciso di vivere qui, ancora parte della mia famiglia che è qua presente vive a Cagliari, e mio vecchio padre con loro. È un po' un rapporto che si ha con una madre, che è un rapporto forte, è un rapporto d'amore, è un rapporto che qualunque tipo di rapporto sia, nel bene o nel male, quando finisce ti rivolta come un calzino, è un rapporto quindi anche in qualche modo dialettico, e quindi ci parlo io insomma con il mio passato qua, con la mia scelta anche di andare via, e ci parlo, mi ci confronto e conosco i grandissimi, enormi pregi di questa terra e ne conosco purtroppo anche i difetti. Ci vengo abbastanza raramente, proprio a proposito di questo rapporto con la madre, ci vengo molto raramente, prima venivo sempre, tutti i mesi, da quando mia madre non c'è più ci vengo molto raramente. E tu hai iniziato proprio nell'emittenza locale sarda, che ricordo hai insomma di quegli anni pionieristici? Anni bellissimi in cui ancora studiavo, andavo in bicicletta a Sardegna 1 prima, anzi prima ancora io ho cominciato a fare questo lavoro in un appartamento vicino a Via Dante, cioè vicino a casa dei miei genitori, e un appartamento si chiamava Odeon TV, praticamente lo studio televisivo era grande come un salottino e c'era una sola camera, un monocamera si dice, un tavolo da cui io conducevo il telegiornale, però insomma altri tempi, davvero altri tempi, quasi nessuno più comincia così, e da lì poi Sardegna 1, poi Videolina, poi programmi alla radio della RAI, dove ho fatto una selezione e arrivai seconda, e il posto era uno solo e comunque insomma, questo però mi consentì di cominciare a farmi conoscere, insomma, lavorando, come diceva, duramente. Sentiamo adesso le motivazioni della giuria per Maria Luisa Busi. Avendo messo la sua faccia ai numerosi schermi televisivi, dagli esordi su Videolina fino al prestigioso TG1 di prima serata, da quest'ultimo si è anche tolta lo sfizio di toglierla, la faccia, e anche il disturbo. È stato quando, non riconoscendosi più nello stile e nei contenuti del telegiornale, prima ha preso posizione contro l'allontanamento di alcuni colleghi, quindi ha criticato il clima irrespirabile della redazione e infine ha fatto il grande gesto, andare via. Un gesto che la qualifica professionalmente e ribadisce sulla sua stessa pelle le lotte per la dignità delle donne di cui è stata da sempre protagonista. Giornalista professionista dal 1991 è entrata alla RAI conducendo trasmissioni importanti come Uno Mattina e appunto il telegiornale delle 20. Ma i servizi di cui va orgogliosa sono soprattutto le inchieste su scottanti temi sociali come la ricostruzione dell'Aquila, i disabili, le carceri, la prostituzione, il caporalato, la nuova povertà, che le hanno portato prestigiosi riconoscimenti come il premio San Vincent e il premio Ilaria Alpi. Ha raccontato la sua esperienza professionale nel libro Brutte notizie. Premio Navicella Sardegna 2011, Maria Luisa Busi. Maria Luisa, per la consegna del tuo premio chiamiamo il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Francesco Azzeni. Benvenuto colonnello, buonasera. Con la consegna della navicella, premio Navicella Sardegna per Maria Luisa Busi. Grazie, prego Maria Luisa, di dare il microfono alla nostra Pamela. Grazie a voi. Grazie a te.